Tracciare un bilancio di fine anno con un accento particolare sulle vertenze agricole ancora aperte e individuare i temi che saranno al centro dell'attività dell'Associazione nel 2020. Sono stati questi gli obiettivi della riunione plenaria dei presidenti di sezione della Coldiretti di Nuoro Ogliastra e dei componenti dell'Assemblea Provinciale che si è tenuta stamattina a Nuoro nell'auditorium di Aria. All'incontro sono intervenuti tra gli altri Leonardo Salis, presidente provinciale della Coldiretti di Nuoro Ogliastra, e Alessandro Serra, direttore provinciale. Vogliamo presentare tutto il lavoro che abbiamo svolto quest'anno, che è in fase di chiusura, e poi la programmazione nuova che stiamo preparando per il prossimo anno, cioè i nuovi servizi che vogliamo dare a tutti i nostri associati riguardo tutti i servizi che la nostra associazione dà a livello regionale, e in più cercare di migliorarci sui vari episodi che sono capitati: vertenza latte, movimentazione, PSA, prezzo dell'agnello e tutto quanto. Tematiche che saranno al centro dell'attività anche l'anno prossimo. Sì, sono molto importanti anche per l'avvenire dei nostri associati e per i nostri imprenditori agricoli, perché sappiamo bene cosa è successo nel 2019 e vogliamo cercare che nel 2020 sia più chiara le cose e che si lavori meglio e si riesca a ritribuire bene tutto il nostro settore. Un momento di confronto periodico con la nostra dirigenza che è sul territorio. Affronteremo una serie di tematiche, in primis la programmazione per il prossimo anno, con un occhio anche a quanto è accaduto in questa annata scorsa, che sta per volgere al termine, e soprattutto la presentazione anche di nuovi servizi che, come sistema Coldiretti Sardegna, stiamo strutturando e modulando per poter mettere sempre le aziende in condizioni ottimali di avere anche delle, per rispondere più che altro a quelle che sono le necessità di oggi, manca di domani.